Vorrei far vedere una foto per quanto è possibile. Potete mantenere la macchina. La camerata che commuove di più. Si chiama la camerata dei bambini. Non dovete pensare a una camerata in cui ci sono letti, dovete pensare a una camerata in cui ci sono tavolacci. E su ognuno di questi tavolacci venivano ammassate 15-20 bambini. Non avevano una lunga vita. Non ce la faceva quasi nessuno. Però il senso della pietà, il senso dell'empatia non viene mai meno. In questa camerata i prigionieri più grandi che passavano avevano avuto il permesso di fare dei disegni sul muro. Ecco, l'arte, dei disegni sul muro. Vedete questo disegno? Ci sono tre bambini, li vedete? Questi bambini, i quali stanno giocando a una sorta di favola. Una porta una bambola, un altro suona il tamburo e poi vedete quell'altro che ha trasformato una mazza in una sorta di cavallo, quindi è gioca per il cavallo. Sapete che il gioco dei bambini è fantasia e realtà sono la stessa cosa. Quando un bambino prende una mazza e ci sale sopra dicendo questo è il mio cavallo, in quel momento è veramente un cavallo. Quindi questo vuol dire evadere. Allora a che cosa servivano questi dipinti? Servivano ad evadere dalla realtà. Servivano a dire, bambini, voi state qua, ma potete evadere anche in un mondo diverso. Nel sogno, in un mondo di gioia, di letizia, in cui potete divertirvi. Certamente era un piacere del tutto provvisorio, che però voleva avere questa funzione. Ma c'è la cosa più bella. Quella era metà quadro. Sapete dove vanno questi bambini che stanno sognando con i loro giochi? Ecco, a sinistra vedete il luogo in cui dormivano. Cioè a sinistra, la vostra destra. E alla vostra sinistra che cosa notate? Notate questo edificio? Ecco, questa era la parte terminale del quadro. Su questo edificio non lo leggete, ma in tedesco è scritto Schule, cioè scuola. Non vi commuove tutto questo? Scuola. È una cosa straordinaria. C'è i bambini, e mi rivolgo a voi, per il bambino della vostra età la scuola era un sogno. Era un sogno. Sognavano come gesto, come azione di loro felicità di andare a scuola. Per noi, per fortuna, e dopo, andare a scuola è un fatto normale, è un fatto quotidiano, ma voi immaginate se non ci fosse. Immaginatelo soltanto. Solo la scuola può essere il punto di incontro, di dialogo, non soltanto tra razze diverse, ma è un incontro tra i bambini, i quali possono trovare in essa l'istruzione, ma possono trovare in essa anche il divertimento e possono trovare in essa anche la gioia. Il preside sa bene che si dice la scuola del benessere, no? Quando si va a scuola si deve stare bene, si deve stare bene, quindi anche attraverso le attività che si fanno a scuola. E questo mi permette di dire in 2 minuti